Buonasera, oggi è un giorno tragico, un giorno di lutto. La nostra collega, la nostra amica Ilaria Alpi è stata uccisa poche ore fa a Mogadiscio, stava lavorando per noi, stava lavorando per la RAI. Insieme a lei è stato ucciso il suo operatore, Miran Krovatin. Miran aveva 45 anni, una moglie Patrizia, un figlio di 7 anni, Ian. E così ci hanno lasciato e penso che con questo possiamo concludere. Buonasera. Opinione generale a Mogadiscio è che ormai sia guerra aperta. Alle mie spalle il teatro delle operazioni di questa mattina, ora sorvolato da elicotteri americani. Tutti si aspettano la vendetta dei miliziani di Aidid. Ognuno di loro ha almeno un fucile. Dopo 27 anni di silenzi, Ilaria Alpi e Miran Krovatin non devono finire nel dimenticatoio. Qual è il filo di Arianna che lega la morte dei due reporter e il traffico di rifiuti dall'Italia alla Somalia? Questa è una storia triste e oscura, una storia che si lega ai porti italiani, alla malavita e alla corruzione del nostro paese. Partiamo da una nota informativa redatta dalla DIA di Genova il 19 maggio 1997, tra le più emblematiche del caso, che ci fanno capire quanti attori ci fossero in questo ambiente. È chiaro il ruolo dei massoni spezzini quali mittenti di materiale bellico, anche di provenienza dell'Est Europa, nell'area del Corno d'Africa, in Somalia. Gli anni 80 e 90 furono l'apogeo dello scarico di rifiuti tossici da parte delle navi italiane. Si scaricava nel Mediterraneo e in tutti quei paesi del terzo mondo dove i controlli scarseggiavano. Costa d'Avorio, Nigeria, Guinea Equatoriale, Congo e Somalia. La Convenzione di Londra nel 1993 vietava lo sversamento di rifiuti radioattivi, ma ai governi poco interessava. Le navi dei veleni esistono ancora oggi e la parola spesso associata ad esse è quella di colonialismo tossico. I rifiuti portati a Cocò appartenevano alle compagnie petrolifere italiane Jelly Wax ed Ecomar, con sede rispettivamente a Milano e Verona. I barili contenevano fanghi industriali, fibre di amianto, scarti ospedalieri, diossina e, immancabilmente, scorie radioattive. E venivano stoccati nei campi degli agricoltori nigeriani. Ben presto questi barili però avevano delle fuoriuscite e contaminavano suolo e falde acquifere. I risultati possiamo ben immaginarli. La più famigerata tra le navi dei veleni, quella che poi avrebbe dato avvio a tutte le inchieste sul caso, fu la Jolly Rosso, incagliatasi nel Cosentino nel 1990 e respinta dalle autorità libanesi perché contenente, strano ma vero, scorie tossiche. La Jolly con ogni probabilità doveva essere una nave a perdere, cioè doveva finire inabissata con il suo carico putrido, ma forse per un errore di manovra le cose non andarono così. Uomini come il capitano Natale De Grazia, che cercarono di fare chiarezza sull'accaduto, finirono tutti ammazzati. Tra il 1988 e il 1994, Greenpeace denunciò 94 casi di esportazione di rifiuti tossici in Africa, per un totale di oltre 10 milioni di tonnellate e 26 aziende italiane coinvolte. Sempre in quegli anni, navi che trasportavano carichi sospetti affondarono in condizioni di bel tempo, senza inviare alcun mayday. Nessuna di queste navi venne ritrovata, soltanto una, nel 2010, al largo di Lamezia, è stata rinvenuta. Il Mediterraneo era, insomma, diventato una discarica a cielo aperto. Quando la politica si rese conto che smaltire rifiuti cominciava ad avere costi eccessivamente elevati in Italia, ecco che l'anello della catena, quello malavitoso, si proponeva di sganciare il problema ai paesi del terzo mondo. La mafia offriva navi e manodopera per liberare le discariche nazionali da questo gravoso inconveniente. Gli effetti delle contaminazioni sugli abitanti locali sono ancora oggi incalcolabili. Vi basta guardare il documentario Toxic Somalia, girato dal canale franco-tedesco Arte, per capirne l'entità. I bambini con malformazione all'apparato urinario per via delle contaminazioni dei rifiuti erano soltanto la punta dell'iceberg. L'appena nata Unione Europea non aveva adottato legislazioni ancora efficaci per contrastare questo fenomeno e soltanto nel 2009 le Nazioni Unite si limitarono a evidenziare l'ovvietà, cioè che il crimine organizzato stesse saccheggiando l'Africa, distruggendone diritti umani, salute e ambiente. In Italia il porto di Marina di Carrara, ma anche di La Spezia, erano luoghi di partenza privilegiati per le navi fantasma. Nel febbraio 87 dal porto di Marina di Carrara era salpata ad esempio la nave Lynx, stracolma di più di 2000 tonnellate di scarti industriali.
La destinazione finale doveva essere Gibuti, un paese dove non esistevano strutture per smaltire correttamente i rifiuti. Al sud, invece, la situazione era ben peggiore. Manfredonia fu etichettata negli anni 80 e 90 come una delle città più inquinate d'Italia, grazie all'arsenico della Enichem. Mafia e rifiuti hanno sempre viaggiato a braccetto, d'altronde tra scarti della società ci si intende. Il pentito Francesco Fonti, ex affiliato all'Andrangheta, ammise di aver affondato nel 92 tra le coste calabre lucane, nell'arco di poche settimane, tre imbarcazioni contenenti 345 container di materiale tossico. Farlo era cosa banale, un po' di tritolo, si evacuava l'equipaggio su motoscafi e ciao! Incassi da 150 milioni di lire per singola nave. Tra i paesi inquinatori ce n'erano tanti, ma per citarne uno su mille prendiamo la Svizzera. Due società registrate nel Liechtenstein e gestite in Svizzera, la Instrumag e la Boiwerk, erano tra le imprese più attive nello spedire milioni di tonnellate di rifiuti in Africa. Lo facevano per tramite dell'imprenditore italiano Luciano Spada, uomo fortemente legato al Partito Socialista di Craxi e di Gianni De Michelis. Lo stesso Luciano Spada lo troveremo nel 1987 a sversare nel Sahara occidentale 1 milione di tonnellate di scarti industriali prodotti dalla compagnia mineraria Rio de Oro. Il territorio era stato scelto con cura, era terra di nessuno, terra di frontiera di disputa tra il Fronte Polisario e il Marocco. Jacopo ha fatto un bel video esplicativo al riguardo. Il Sahara occidentale è territorio ricco di una risorsa strategica. L'uranio. In quest'area sono presenti poi tre depressioni difficili da localizzare e rinvenute nelle carte sequestrate agli imprenditori italiani e gli operanti: la depressione di Ta, Bin Lelul e le saline di Gil. Luoghi perfetti dove scaricare indisturbati i rifiuti. Bastava comprarsi il benestare dei Sahrawi, dei locali, con un pochino di armi. E passava la paura. Tutto questo faceva parte di un progetto molto più ampio. Il progetto Uranio, nel quale il traffico di rifiuti si univa a quello delle armi e coinvolgeva armatori, faccendieri, banchieri, servizi segreti italiani che chiudevano gli occhi, massoni, imprenditori nazionali e stranieri e chiaramente politici della Prima Repubblica che ne guadagnavano di potere e consensi. E già che ci siamo, mettiamoci pure a Asdrubale, tanto uno più uno meno. Il pentito camorrista Giampiero Sebri nel 97-98 fece delle dichiarazioni importanti. Gli scarti radioattivi provenivano dagli Stati Uniti e il ruolo nella catena di Luciano Spada era fare da tramite tra le due sponde dell'Atlantico per fare in modo che i rifiuti entrassero nel Mediterraneo fino ai porti italiani per poi essere rispediti nel continente africano. Queste erano pratiche comuni anche sul fronte orientale, visto che il governo russo di Boris Yeltsin dichiarò nel 1993 bellamente di aver scaricato nel mare di Kara e nel mare del Giappone rifiuti radioattivi liquidi, inclusi 18 reattori. L'Interpol accertò che Sebri, nell'87, si era recato in Repubblica Dominicana e ad Haiti. In quello stesso periodo finirono casualmente sversate 4.000 tonnellate di rifiuti industriali contenenti diossina. Nel saggio di Andrea Palladino, intitolato Trafficanti, si cita: nella capitale haitiana c'era una fila lunghissima di bambini e donne, con piaghe che sembravano bruciature, con intere ciocche di capelli che cadevano. Sebri fece vari nomi, tra i tanti che avevano ratificato l'accordo nel Sahara occidentale, tra questi c'erano imprenditori italoamericani e italiani, in contatto con esponenti della massoneria italiana, chi vuole intendere intenda, e con i servizi segreti statunitensi e italiani. Sempre Palladino riporta questa dichiarazione del pentito Sebri che, per quanto essendo solo una singola fonte, è comunque molto utile ai fini della nostra narrazione. Spada doveva accertare le pratiche in senso politico e se c'era bisogno di parlare con il presidente o il ministro X o Y, Spada poteva farlo. La magistratura finora ha comunque dichiarato estranei ai fatti tutti i nomi riferiti dal pentito Sebri. Le indagini all'epoca erano scaturite da segnalazioni anonime. Si cominciò così a seguire i soldi e a tracciare i movimenti scoperti delle carte di credito. Ma già che menzioniamo le carte di credito, lasciate che vi presenti lo sponsor del giorno che non ha avuto alcun tipo di problema a supportare un episodio così delicato, il che non è mai scontato, visto che comunque con le cose delicate già ci lavora. Sto parlando di NordPass. NordPass, appartenente alla famiglia NordVPN, che in termini di cybersicurezza fonda la sua reputazione, è una cassaforte digitale nel quale poter custodire e sincronizzare in un unico luogo password, note importanti, indirizzi email e reminder personali. Per accedere con un solo click alla mail o a uno dei vostri molteplici account, non ci sarà più il bisogno
di doversi ricordare ogni volta quale password corrisponde a quale account. Per garantirvi la protezione totale dei dati inseriti, NordPass sfrutta i più avanzati algoritmi di crittografia su cloud, talmente avanzati da impedire allo stesso team NordPass di potervi accedere. L'account NordPass, disponibile sia su smartphone che computer, sarà accessibile soltanto tramite una vostra password, alla quale si potrà aggiungere l'autenticazione a più fattori e anche il riconoscimento biometrico. La funzione Data Breach Scanner vi informerà se le vostre carte o la vostra mail sono state violate, il Password Generator vi permetterà di configurare una password personalizzata e complessa, mentre con Password Health si potrà identificare le password più vulnerabili tra quelle già in uso. Per usufruire del piano NordPass Premium per i primi 2 anni con il 50% di sconto, vi basterà inserire il codice NOVALEXIO al seguente link che trovate in descrizione. In omaggio riceverete 4 mesi gratuiti e la garanzia di 30 giorni soddisfatti o rimborsati. Ecco, adesso torniamo un attimo al progetto Urano. Questo progetto non andò in porto. Le cose sembrarono immobilizzarsi nel 92, ricordiamoci il caos politico in Italia in quell'anno. Molti preferirono tenersi nell'ombra. Ma tempo qualche anno, già nel 93, il business trovò un'altra rotta. Il Corno d'Africa. Era l'inizio del progetto Uranio 2. In quegli anni, stando alle deposizioni dell'ex 'ndranghetista Fonti, a Matera, in Basilicata, sorgeva un centro di conservazione e ritrattamento del combustibile nucleare. 8 ex dirigenti di questo centro, come riportato sulla Repubblica del 2007, finirono indagati per le seguenti accuse: produzione clandestina di plutonio, traffico di sostanze radioattive e violazione dei regolamenti per la custodia di scorie nucleari. Nel 2010, stando al Quotidiano del Sud, l'inchiesta è stata archiviata e i sospetti scagionati. Le grotte dell'Aspromonte e i fiumi lucani erano in origine i luoghi preferiti dove nascondere le scorie tossiche e radioattive. I rifiuti maneggiati in Basilicata non erano però soltanto italiani. Fonti riferì pure di rifiuti tossici dalla Norvegia, ma erano anche svizzeri, tedeschi, francesi e chiaramente statunitensi. Insomma, erano tanti persino per il sud Italia e andavano portati all'estero. C'è da dire comunque che, per chiarezza di cose, le dichiarazioni di Fonti non sono state considerate mai attendibili dalla direzione distrettuale antimafia. In ogni caso, la Somalia si rivelò da subito un'ottima alternativa, grazie al caos sociale e politico scoppiato alla fine del regime di Barré nel 91. Ne parleremo meglio nel dettaglio in futuro. L'anarchia in Somalia regnava sovrana e gli imprenditori trasportatori italiani in Somalia non mancavano. A dare il beneplacito poi per l'attuazione del progetto Urano 2 fu inoltre il successore ad interim di Barré, il nuovo presidente Ali Mahdi. Per Mahdi accogliere rifiuti significava una cosa: un'enorme quantità di armi con cui tenere botta nell'appena iniziata guerra civile. Mahdi firmò il 30 marzo 1992 un contratto di 76 milioni di dollari con una ditta dell'epoca, Interservice SRL, per l'importazione di, tra virgolette, rottami di ferro. Più che rottami di ferro, Mahdi ricevette, in cambio di 500.000 tonnellate di scorie, un'indecifrabile quantità di casse di Kalashnikov, Uzi e munizioni dirette dall'Ucraina, stoccate nei porti di Trieste sulla porta container Jadan Express. Negli atti parlamentari di tutti quegli anni emergevano poi dettagli non certo secondari. Il pentito Fonti fece riferimento a certi faccendieri italiani in affari con una società di navi, la Schiffco, proprietaria di 6 imbarcazioni che il governo italiano aveva donato a quello somalo insieme anche a svariati milioni di dollari. Secondo Fonti, questi faccendieri appartenevano ai servizi segreti, erano in contatti con la CIA e loro stessi ammettevano che far entrare le cose in Somalia non era affatto difficile. Il sospetto quindi che alcuni imprenditori italiani si fossero spacciati per membri dei servizi segreti destò molti sospetti e allertò la magistratura. Nella seduta del 13 dicembre 2005, in audizione del socialista Gianni De Michelis, il presidente della seduta portava queste parole. L'abbiamo convocata prendendo spunto da alcune dichiarazioni contenute in un memoriale esposto per la verità che è stato successivamente pubblicato sull'Espresso del 2 giugno scorso, redatto da un certo Fonti. Le leggo in particolare quel che risulta dalle pagine 20 e 21 del testo del citato documento. De Michelis faceva lo spiritoso, diceva che senza i politici noi della malavita non saremmo esistiti e che se la politica avesse voluto spazzarci via
lo avrebbe fatto senza problemi. Diceva così perché quell'anno c'erano stati gli omicidi di Falcone e Borsellino ed era stata modificata la cosiddetta legge sui pentiti. Lui diceva che se anche questi pentiti avessero svelato fatti legati alla politica, sarebbe stato un boomerang, in quanto i politici si sarebbero comunque tirati fuori e si sarebbero vendicati. Io gli risposi che era vero quello che diceva, ma era anche vero che i politici si potevano sedere in Parlamento grazie ai nostri voti. Ricordate il centro di smaltimento a Matera? Ecco, questo pagò, sembrerebbe, più di 1 miliardo di lire ai somali per accollarsi i rifiuti e 8 miliardi al pentito Fonti, che poi, stando sempre secondo le sue ricostruzioni, avrebbe dovuto ridistribuirli agli altri membri ndranghetisti. I rifiuti venivano scaricati in più zone costiere della Somalia e del Somaliland. Tra queste c'era la città di Bosaso, dove Ilaria Alpi, grazie alle informazioni di Licausi, membro dell'organizzazione Gladio, era riuscita a intervistare nel 94 Abdullahi Moussa Bogor, sedicente sultano di Bosaso. Queste navi sono in Italia adesso? Maggior parte del tempo sono nel nostro mare. E dov'è la nave? Non la possiamo vedere? Come potete vedere? Perché lei viene dal sismo, perché deve vedere? Prendi informazione e basta. Se non vedo non credo. Se non vedi non credo. Usi il satellite, no? No, adesso il nostro nuovo sport è quello di fare processi, per cui non... adesso è diverso, non è come 5-6 anni fa. Ma sì? Italia è rinnovata. Meno male. Mandateci i rinnovatori. L'intervista con Bogor durò più di 3 ore. Bogor sapeva delle navi e degli scarichi sulle coste somale, sapeva delle armi. Quando i filmati vennero ritrovati, delle 3 ore intervistate rimanevano appena 20 minuti, con tagli nettissimi al video, segno chiaro di una manipolazione. Quella a Bogor fu l'ultima intervista di Ilaria. Il 20 marzo, lei e il collega Rovatin saranno vittime a Mogadiscio di un'imboscata tesa da 7 uomini a bordo di una Land Rover blu. Secondo alcuni l'imboscata fu un'esecuzione mirata. Nel 2019 il Sole 24 Ore riportava che per il SISDE, il servizio segreto italiano, le fonti sul movente dell'omicidio sarebbero rimaste per sempre irreperibili, segno che ormai la verità sul caso era stata archiviata definitivamente. Abbiamo sistemato anche quella giornalista comunista, avrebbe riferito un colonnello dell'esercito italiano al pentito Sebri. C'è invece chi avrebbe detto che i due fossero lì a godersi una vacanza. Preferirei evitare di commentare certe affermazioni squallide e farabutte. Il caso Alpi è complesso, è una storia di nomi e depistaggi continui. Pensiamo alla storia dei bagagli stranamente inviati prima a Luxor, in Egitto, e soltanto poi a Roma, e sui quali si è sospettata la manomissione. È una storia talmente difficile che ci vorrebbe un video a parte e non basterebbe neanche. Quel che lascia l'amaro in bocca è che dopo 27 anni non ci sono colpevoli reali né verità accertate. Ilaria e Rovatin si erano diretti in Somalia per indagare il fenomeno degli aiuti internazionali dati dall'Italia alla Somalia, che secondo lei in realtà poteva nascondere ben altre cose. Ilaria riteneva che i soldi in ballo in Somalia fossero 1.400 miliardi di lire, una cifra enorme, e che includessero finanziamenti controversi dati dal governo italiano a quello somalo per costruire la strada Garoe-Bosaso e per finanziare la società di pescherecci Shifco. I pescatori somali sembra avessero riferito all'Alpi il coinvolgimento della nave Farax Omar e di altre 5 imbarcazioni della Shifco nel traffico di armi e nello sversamento di scorie al chilometro 150 della strada tra Berber e Silil, a Bosaso e alla foce del fiume Vebi Giubba. Ma soprattutto, Ilaria e Rovatin sapevano che la strada Garoe-Bosaso al chilometro 377 all'altezza del villaggio di Kalabeir altro non fosse che un cimitero di barili tossici interrati. Nel 1997 Greenpeace fotografò i lavori per la costruzione del porto di El Ma'an, realizzato, guarda caso che strano, da imprenditori italiani. Queste 6 foto, che in molti siti sono risultate oscurate o persino rimosse, mostrano vari container pronti per essere sotterrati. Data la qualità bassa delle foto è difficile capire a chi appartengano. Cosa però possano contenere è abbastanza facile da immaginare. Greenpeace riferisce che a El Ma'an ci fossero 400 di questi container. Ecco, signore e signori miei, che cosa resta di tutta questa storia? La risposta è niente. Nessun colpevole, anzi, solo presunti tali. Anni di inchieste, processi vuoti e il classico non luogo a procedere. Il fatto non sussiste, ma le vite spezzate sì. Anche i tumori dei pescatori somali, anche le malformazioni dei loro bambini, anche i sorrisi sardonici di chi nel silenzio e nei depistaggi l'ha fatta franca come sempre. Ma quello che sussiste è anche e soprattutto uno Stato, con la S minuscola, che io non mi sento minimamente di definire tale.
Non dimentichiamo Ilaria Alpi e Miran Rovatin.